Ci sono presentazioni destinate a possedere un tratto distintivo, magari scolpito nel tempo. È il caso di Pramac Racing, che raggiunge un obiettivo importante. Per la 20ª stagione consecutiva è ai nastri di partenza della MotoGP. Ma la continuità senza il carattere, il carisma e l'orgoglio non è proprio nulla. Se oggi Pramac Racing è denominata Factory Support Team di Ducati, c'è una ragione ben specifica, che risiede nel valore delle persone, che fanno sempre la differenza. Non è un caso che abbia consegnato i suoi due piloti della passata stagione, Miller e Bagnaia, al team ufficiale, per accoglierne altri due che hanno grande talento e voglia di fare. Sul ponte di comando, a scrutare l'orizzonte, dal primo giorno c'è Paolo Campinotti, che riesce ad unire la passione alla visione imprenditoriale. Vai, ci siamo, 2021 arriviamo, siamo pronti. Quest'anno per noi è un anno importantissimo, è la 20ª stagione di Pramac Racing in MotoGP. Un risultato eccezionale che, partendo un po' per gioco, siamo riusciti ad avere un team veramente forte e quest'anno speriamo di confermarlo. Siamo estremamente felici perché quest'anno è un anno particolare in cui possiamo dire che avremo quattro piloti con cui gioire per l'anno prossimo, perché per noi il risultato bellissimo del 2020 è stato riuscire a portare sia Pecco che Jack in Ducati Factory Team ufficiale. Ma altrettanto contenti siamo perché arrivano due piloti fortissimi. Uno è un rookie che ha un talento mostruoso, che è Martin Orche, e poi siamo contentissimi perché
con Zarco, con Joan, riusciremo ad avere un pilota di esperienza che potremo coniugare quindi la gioventù con un po' più di maturità e di esperienza. Credo che sarà una stagione eccezionale, siamo felicissimi e niente, ci vediamo presto e in bocca al lupo a tutti. Ciao! Siamo pronti per guardare al futuro, ma a Pramac Racing piace anche l'idea di rivivere la passata stagione, dove ha ottenuto ben 5 podi nella doppia austriaca, poi a Misano, a Valencia e a Portimão. Sensazioni sicuramente piacevoli e importanti che hanno avuto però il sapore dolce amaro della vittoria sfiorata a Misano e Valencia. Un bottino di punti importante che ha aiutato Ducati Corse a conquistare il Mondiale Costruttori. Il pensiero di Gigi Dall'Igna e Paolo Ciabatti, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo di Ducati Corse. Il team Pramac è fondamentale per lo sviluppo tecnico di tutta Ducati Corse. Facciamo con quel team e con i loro piloti tantissime prove che poi portiamo anche all'interno del team ufficiale, per cui tantissima parte dello sviluppo tecnico di tutta la moto è fatto proprio in Pramac. Prima di partire un mondiale bisogna sempre essere fiduciosi nei propri mezzi e bisogna sempre puntare al traguardo più importante. Tutte le volte, secondo me, che si ricomincia bisogna avere questo traguardo e portarlo avanti con più determinazione possibile. Ducati vuole vincere prima di tutto, quindi per vincere è necessario
sforzarsi in ogni cosa, in ogni singolo pezzo della moto, per cercare di ottenere il massimo, e faremo così anche con il team Pramac. Cercheremo di sfruttarlo al meglio, se così si può dire, per raggiungere l'obiettivo comune. All'interno del box Pramac ci sono 5 uomini Ducati, sono dal lato di Zarco Marco Rigamonti e Eric Arvesio, che lavoravano già con lui lo scorso anno, e dal lato di Jorge Martin, che esordisce in MotoGP, ci saranno Daniele Romagnoli e Cristian Battaglia. In più abbiamo Andrea Denaro, che è il magazziniere della squadra. È una tradizione quella di avere dei piloti che crescono in Pramac che poi riescono a passare nel team ufficiale. È già successo nel passato con Andrea Iannone e poi con Danilo Petrucci, e quest'anno per la prima volta entrambi i piloti del 2020 del team Pramac, Jack Miller e Pecco Bagnaia, passano alla squadra ufficiale. Questo dimostra che la collaborazione col team Pramac dà i suoi frutti, non solamente dal punto di vista tecnico, ma anche per aiutarci a portare dei giovani talenti nella squadra ufficiale. Per quanto riguarda la squadra 2021, abbiamo un mix di esperienza e di grande talento e velocità. Joan Zarco ha dimostrato l'anno scorso, ma anche negli anni passati, di essere uno dei piloti più veloci in MotoGP. Credo che quest'anno avrà l'opportunità di essere competitivo in tutte le gare. E dall'altra una grande sfida, quella di portare all'esordio in MotoGP Jorge Martin, che è uno dei piloti, secondo noi, più talentuosi che arriva dalla Moto2, e quindi ci aspettiamo grandi cose anche da lui. Abbiamo sentito Gigi Dall'Igna e Paolo Ciabatti, ma per ottimizzare la risorsa ufficiale ci vuole anche un team manager che compie 10 anni in Pramac Racing, che conosca bene le persone e i mezzi. Sì, e ci vuole anche tanta fortuna, che quella lì è sempre benvenuta. Noi comunque, oltre all'aspetto tecnico che va assolutamente considerato e con cui Ducati ci supporta da diversi anni, guardiamo molto anche l'aspetto umano. È una squadra molto amalgamata che nel tempo si è rinnovata, ma ha sempre tenuto questo DNA di, vogliamo dire, anche di divertimento e di passione, chiaramente. Accogliete un francese e uno spagnolo che hanno caratteri diversi, come immagini questa alchimia? Ma è un po' il senso della sfida, sicuramente il senso della sfida, perché con un rookie che arriva con molto slancio dopo aver vinto il Mondiale Moto3, aver fatto molto bene in Moto2, vincendo diverse gare, e con un Zarco, vorrei dire, all'apice della sua esperienza in MotoGP, dopo diversi anni e diversi cambiamenti, penso che abbia raggiunto la maturità giusta per ottenere risultati importanti. Che stagione ti aspetti con Martin e con Zarco? Quali possono essere gli obiettivi? Ma difficile dire, perché comunque abbiamo visto negli ultimi anni, specialmente l'anno scorso, c'è spazio un po' per tutti. E secondo me abbiamo due piloti che, come ho detto prima, per diverse caratteristiche, ma possono far bene in alcune gare sicuramente. Con Zarco, che mi aspetto molto più costante, con molta più esperienza, ma ripeto, penso che possiamo fare molto bene, perché è un campionato dove c'è spazio per tutti, anche se il livello è sempre più alto. Che Ducati avranno a disposizione i tuoi due piloti? Cosa vedremo sotto questo telo rosso? Vedremo due bellissime moto e poi quello che sarà dipende da Gigi, da quello che ci darà. No, scherzi a parte, sono l'ultima versione delle Ducati disponibili. Zarco, penso che avrà degli aggiornamenti in tempo rapido,
allo stesso livello dei piloti ufficiali, e con Martin, che purtroppo ancora non ha fatto neanche un giro, che sfrutterà i primi Gran Premi anche come test. Preparati, perché dovrai aiutare i tuoi due piloti nell'unveiling. Anche Pramac Racing, come ogni realtà motoristica che si rispetti, ha preparato un suo personalissimo backstage. Faccio un po' da regista. Francesco, puoi raggiungere Jorge Martin e Joan Zarco per l'unveiling time. I nostri due piloti sono pronti, prontissimi, in griglia di partenza. Ciao ragazzi. Ciao. Iniziamo da Jorge Martin. Qual è la cosa che ti piace di più di questa bellissima avventura? Bueno, adesso tutto, no? Tutto qui in MotoGP è diverso, tutto è iniziare da zero per me, però molto contento di essere qua con il team Pramac e Ducati. E non vedo l'ora già di iniziare, ho tanta voglia di andare in moto. Già manca poco e speriamo di far bene. Tu arrivi dalla Moto3, 4 anni, dove hai avuto anche la capacità di vincere un mondiale, poi 2 anni in Moto2. Come immagini che questo bagaglio di esperienza possa aiutarti quest'anno? Sì, secondo me tutti hanno passato in questo periodo, no? hanno dovuto fare da una moto piccola alla MotoGP. E per me è una buona esperienza, perché nel passato ho vinto un mondiale, ho vinto anche delle gare, ho avuto degli errori di quelli che ho imparato e niente, penso che sono pronto per la MotoGP. Chi è Jorge Martin? Al di là del pilota che conosciamo. Un ragazzo tranquillo? No. No. È veloce, spero, no? Però... No, ma nella vita di tutti i giorni, dai. Bueno, tranquillo, no? E faccio un po' tutto, mi piace fare tanto lo sport, mi piacciono tante cose. Penso un po' impaziente, che devo migliorare questo per il futuro, però bueno, tranquillo. Approdi ad una realtà che è la Pramac Racing, che è anche un po' un orgoglio italiano. Qual è il tuo rapporto con il nostro paese e con questa moto? Sì, un buon rapporto con gli italiani, penso. E da quando correvo in Aspar all'inizio già c'erano italiani, dopo con Gresini un team italiano, e il rapporto è sempre stato buono. E quando ho lavorato con delle persone italiane ho sempre andato bene, allora... Anche qui spero di andare bene. È ovvio che punti al titolo di Rookie of the Year, però attenzione agli avversari, oltretutto anche Bastianini e Marini, che conosci bene. Sì. In casa. È l'obiettivo principale adesso, penso, è il rookie dell'anno, ma non è una cosa che tengo tanto in mente, e penso più a buoni risultati a fine anno, penso. E niente, secondo me è possibile, anche loro due sono tanti forti, ma è un obiettivo realista. Che idea hai avuto da sempre della Ducati MotoGP? Allora, secondo me Ducati è un marchio un po' diverso a tutti, perché c'è più la passione, no? È un marchio dove devi sentirlo,
Da piccolo mio papà sempre correva con la Ducati, allora essere qua è un sogno per me e spero di sfruttarlo al massimo. Con Zarkova è d'accordo, sì? Sì, adesso sì. Adesso sì? Adesso sì, no, dico, siamo bene. E lui è uno tanto forte, spero di... Speriamo per tanto tempo. Spero imparare tanto da lui, penso che è uno dei più forti per quest'anno e spero anche per il team che faccia un bel lavoro. Lui è forte, è veloce, ha anche uno spirito artistico, è bravissimo anche a suonare il pianoforte. Allora gli chiedo, se questa nuova avventura di Zarkò dovesse essere una musica, sarebbe una musica classica col piano, Chopin, un rock and roll, un hip hop, che cosa sarebbe? Ma già sarebbe una... è una domanda tosta, ma una musica italiana. Così quello che mi viene sarebbe Via con me di Paolo Conte, per dire dai, con tutto Pramac e la Ducati, via con me. Joan, che cosa rappresenta per te questa stagione? E per me la seconda con Ducati, grazie a loro sono tornato a un bel livello di guida nel 2020 e per 21 sarebbe bello essere competitivo a lottare per il podio e anche pensare alla vittoria, perché tanti nuovi vincitori lo scorso anno e adesso mi forza a pensare che anch'io lo devo essere. È una nuova vita quella che stai vivendo con Ducati, visto quello che c'è alle spalle, un po' gli up and down? Beh, una carriera in totale, che quando prendiamo dall'inizio e poi soprattutto quello che è successo negli ultimi anni. Certo che questa opportunità di rinascere è già, sono tornato, adesso devo confermare questo per appuntare su qualcosa di buono. Joan, tu conosci già la moto e la mentalità Ducati, può essere realmente un vantaggio per questa stagione? Sì, già un vantaggio confronto all'anno passato dove avevo tante cose da imparare, adesso posso usare tutto quello che ho imparato l'anno scorso e mi aiuterà. E già, non da Pramac, ma l'anno scorso ho visto che c'era questo tutto supporto Ducati, ma so che qui lo avrò ancora di più come un pilota ufficiale e questo ti dà l'opportunità di far bene. Il tuo stile di guida, così particolare, che piace tantissimo, e le caratteristiche della moto, ci puoi dire qual è il punto di abbinamento e cosa invece ti piacerebbe di trovare, diciamo, un po' migliorato rispetto all'anno scorso? Devo andare in pista perché comunque sempre quando vai in pista che hai le riposte di quello che pensi, ma il mio stile non lo vedo così particolare, ma se non è esattamente uguale agli altri piloti, a Gigi da linea gli dà una bella sfida di anche mettere tutto a posto per darmi la possibilità di essere veloce. E io direi sempre una moto il più facile possibile. Già mi dà fiducia quando la guido, ma quando hai fiducia e poi torna un po' di facilità, allora puoi essere veramente veloce tutta la gara. Joan, svegliamo anche un retroscena, perché il rapporto con Pramac Racing potrebbe essere metaforicamente indicato come un amore che ritorna. Eri già stato richiesto quando correvi in Moto2, avevi appena vinto il titolo mondiale, il tuo secondo, ma non era ancora il momento. Ma è un'altra epoca. È vero quando che... Quando correvi in Moto2 vince. Sì, sì. C'è stata l'opportunità di essere con Pramac già prima, ma vedendo la carriera di un modo diverso non sono stato lì. E adesso che sono da solo a fare le cose e ho potuto vedere Ducati, adesso essere con Pramac, con Francesco anche, è buono. Non so se lo possiamo dire come una donna che mi cerca per 2 anni e poi ci vado, perché di solito è il maschio che deve andare dalla donna, non al contrario, ma credo senza conoscere ancora tutti si sente già a casa. Ti toccherà suonare un po' il pianoforte con Paolo Campinotti nell'Hospitality? Speriamo, se c'è l'Hospitality, ma anche senza Hospitality troveremo un pianoforte per cantare un po'.
Ragazzi, in bocca al lupo, date il gas, ora vorrei che magari col pugno vi cercasse, certo, perché è una cosa bella, bellissima. Bene. In bocca al lupo. Grazie. Motore, rette, che bel clip. Partito. Con clip. Ok. Thank you.